Bentornati sul canale, sono Nex, siamo qui in un nuovo video di Clash Royale. E come avrete letto dal titolo, oggi il video sarà parecchio spicy. Oltre a fare quello che avrete letto appunto vedendolo bellissimo in copertina, andremo a prenderci ragazzi un pochino di roba del pass. Magari poi suggeritemi dove utilizzare il libro dei libri, anche perché io vorrei cominciare a livellare, signori, questo mazzo qua, soprattutto raga la Valchiria. Ma, virgola, ho paura che col prossimo bilanciamento possano ritoccare sia lei che la Tesla. Nel caso li facciamo lo stesso, se poi prendo l'in... la prendiamo e ce la facciamo andare bene, insomma. Con ciò però, prima che cominci questo video e prima che noi andiamo a utilizzare questo mazzo, esattamente, signori belli, utilizzeremo l'arco X. Un bel pollicione in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrizione e campanellina per essere aggiornati dei prossimi video. La cosa non proprio divertente è che vedete la maggior parte di queste carte sono a livello, non dico massimo, ma sono abbastanza alte, tranne l'arco e appunto i razzistacci. E qual è il problema? Che dato che le carte sono a livello alto, matcherò sicuramente con gente livello 13-14 in senso di carte, e l'arco sarà al 10. Sarà molto difficile per noi riuscire a scamparla. Speriamo che vada tutto quanto bene, perché in questo caso penso che livello 10 contro una fireball al 14 possa morirci. Commentino sotto tattico con scritto la polenta, perché veramente devo evitarla in tutti i modi. Le proveremo in parti 1v1, dato che si è sbloccata questa modalità che ci permette di provare dei mazzi senza perdere coppe. E nel caso evitiamo di bestemmiarci troppo, anche perché un arco livello 10 e 6000 coppe non è che faccia proprio fortuna, diciamocelo. Partiamo quindi col primo game di oggi e siamo contro rullo di tamburi, cos'è? Abdel Karim. Raga, aiuto. Speriamo che non mi mandi sempre il solito messaggio minatorio a casa. Nel caso, cominciamo già benissimo, raga. Forse è counterabile questo, vediamo di mandare. Perfetto. Ora, dovremmo ammazzarlo abbastanza bene. Nel caso, ripartiamo cattivissimi. No, no. Se ha la fireball al 14, l'arco al 10 ce lo devasta, sarò sincero. Però nel caso è livello 12, quindi possiamo anche essere magari fortunati. Prima cosa, prova a mandare l'arco. Ma che sfiga. Ma che sfiga. Ma veramente. Ma cos'è? Ma che mazzo è? Ma cos'è sto mini pack mandato al tuo gombolo? Via. Se ne vada via. Vada via. Vada via. Se ne vada. Via, via. Oh. Abdel Karim. Buono, eh. Buonissimo. Abbiamo già spogliato l'arco e non va assolutamente bene. Vabbè che volendo il deck te lo sniperi pure, perché non è molto difficile. C'è solamente questo con l'arco. Subito non me lo andare a dasciare. Me lo dascia male invece alla fireball, che la userà per forza sull'archello. E nel caso sulla nostra bellissima Tesla. Non so se sia counterabile questo, ma direi di sì. Non ha mega cavaliere, robe scrotiche, volendo. Volendo se la aggiustiamo così. La Tesla comunque l'ho messa bene, va bene lo stesso. Non buttare la fireball per forza, non buttarla. Va benerrimo, questo andiamo subito a blu. Va bene. È fattibile. Si può fare, signori. Se ci aggiustiamo bene, si può fare. Ora, i tre scheletrini vanno a counterare il mini pekka, quindi non serve manco difendere. Invece in questo caso serve, perché altrimenti mi smonta il cervello. Quindi, signor patatone, faccia il suo. Faccia il suo e buonanotte. Ha fatto comunque più hit un arciere che penso tutte le sue truppe a torre nel caso, eh. Posso giocarmela anche con gli arcerazzi se vedo che l'arco è inefficace. Ripartirà con l'attacco sicuramente. Devo usare per forza il troncherello e andare a stunnare tutto. Via così, boom, stunnatina. Bravo cocco, mamma quanto sei bravo. Quanto è bravo. Due bottarelle e quello non entra. Siamo in... Ma è mezzo babbo, signori. Ma è mezzo babbo veramente. Io faccio così. Mando il gran patatone davanti a tankare, che manderà sicuramente lo gra... La Tesla, raga, è un gran danno, raga. La Tesla è un gran problema. La Tesla è un gran problema per me. Taci che non lo hit, taci che non va. Oh, porca boia. Orco lurido boia, orco lurido boia, orco... Sì, non c'è nessuno da andare. Vabbè, buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte. Allora, la Tesla 14 mi fa un sacco di danno, presumo, al nostro archello al 10, che ha solamente 1400 di vita. Nel caso, partiamo all'attacco, lui ci avrà sicuramente adesso il suo amicone, mini pecca. Ah, manda questa. Oh, non mi lamento mica, sincero. Andiamo a fare così, posso fare così. Così, se posso andare a torre, facciamo un sacco di sberle. Signori, è giù di legna con l'archello. È giù di legna con l'arco pazzurdo. Vai, 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 vai. Lui deve attaccare, lui deve mandare log rider. Lui deve mandare log. Lui, se vuole fare qualcosa di buono, deve mandare lo grider subito. Facciamo così. Mandiamo questo. Mamma mia. Oh, raga. Cioè, se vinco impazzisco. Se vinco impazzisco veramente. Se vinco veramente impazzisco, signori. Se vinco impazzisco. Cioè, le carte al 14 siamo a livello 10. Penso di essere counter comunque. Però nel caso devo lasciarlo entrare. Signori, si può fare. Ora, devo giocarmela, penso, con le fireball. Per forza. Per forza con le fireball me la devo giocare. Per forza così. Ah, lui ha anche il tronco a livello massimo, quindi attenzione che mi stunna sempre. Questo così ancora, via, non me la prendere per favore. Uomo, ce la facciamo, ce la possiamo fare, via, 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 non hittare, non hittare. Bravissimo. Ora, signori,
Devo andare all'arco, per forza. Per forza. Gravi danni, ragazzi. Gravi danni, gravi danni. Adesso vuole ciclare le spell, penso. Lui vuole assolutamente ciclare le spell. Devo fare così. Di nuovo l'archello. Via con l'archello. Via di nuovo, via di nuovo. Partiamo malissimo. Bianco così manderà sicuramente il cavalierazzo perché non c'è niente. Ai 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 la Tesla. Ai 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 la Tesla. Ai 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 la Tesla. Ma se muore la Tesla. Ma se muore la Tesla. Ma se muore anche questo. Ma se muore anche questo. Veloci, crepate. Per favore, crepate. Non crepa, maledetto, raga. Maledetto, 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 maledetto. Mi fa malissimo questo, mi fa malissimo, mi fa malissimo. No, non ce la. Non ci credo. Non ci credo, come la vado a perdere? Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, come l'ho persa. Non ci voglio credere. Di pochissimo. Mannaggia, di pochissimo. Forse era meglio mettere l'arco in difesa e stare ad attaccare costantemente con le fireball. Non l'ho mai usato l'arco. Però si può cancreggiare bene. Lui era full livello 14. Lui era full 14, letteralmente. Quindi, prossimo game. Oh, ce l'ho qua, ce l'ho qua sincero. Ce l'ho qua sincero, siamo contro, ragazzi. Gli spaghetti fuori dal piatto. Speriamo solamente. Forse è un deck fantasista. Forse è fattibile, perché adesso posso dare subito questi. Subito sparati, perché lui è già ai 9-11, ragazzi. Se mi vanno a torre 9-11 me la spaccano. Va via, va via, va via, va via, va via, va via. Va benissimo. È un cycle con i 9-11, signori. Ma è... va bene però. Va bene però. No, cos'è questa cosa? Ma raga, è una pastura. Ma è una pastura questo mazzo, signori. È una mezza pastura. Questo è un rotoballe con i 9-11. Belli, ragazzi, belli sti mazzi, belli. Mi piacciono che i deck 9-11 un po' fantasiosi. Questo ha 9-11 ciclati con spiritelli. Glielo devo copiare per forza. Già che i cinesoni se li inventano tutti i nostri mazzi, dobbiamo averne uno anche noi, per forza. Adesso manderà sicuramente là in fondo, perché adesso ho mandato la Tesla di qua, te li butto tutti là in fondo, che sono pirla. Arcerazzi a far fuori 9-11, che mo adesso manda, per forza. Diversamont, patatoide, pazzurdo, a fare l'attacco di quelli meschini. Se possiamo andiamo giù con l'arco, per forza. Di nuovo archello bello. Di nuovo super gran arco di quelli molesti. E si parte col tronco. Deve essere carico il tronco. Carica di tronco, carica di tronco. Signor tronco si... carichi, va bene, va bene, va bene. Via, 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 via. Vai, 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 vai. Signori, giù a torre. Andiamo a torre. E via. E l'archello va da Normandi 9-11 per forza. Spero, penso. Almeno vediamo un attimino un'azione un po' talebana. Invece... allora questo deve essere tipo il karma, perché prima non dovevo perdere. E quindi mi fa un attimino un piacere. Bella, ringrazio. Mandiamo adesso l'archerello a cercare di prenderci la torre, diversamente. Ah, ma non ha quittato allora. Ma gli è crashato. Non ha quittato, gli è solamente... no, però così... no, 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 no. Si è messi benissimo, Lui ha il 9-11 all'11 e noi abbiamo il... ma non è che i 9-11 sono all'11 proprio per il meme. Comunque non aveva quittato, gli era semplicemente crashato il game. Ho pensato e capito male io. Questi non dovrebbero arrivare se ci metto gli scheletri nazzi. Date le botte per... vabbè, siamo counter, ragazzi. Le carte non livellate è per lui praticamente la morte. Sinceramente, io posso andare a torre con due archelli volendo. Doppio arco per il memone. 9-11, hitano comunque. Nel caso, va bene lo stesso, ragazzi. Un po' una pepegata. Ci ha reso comunque l'endgame un pochino più frizzantino. Nel mentre, me la lasci la seconda. Forse che me la lasci, dai che me la lasci, uomo, me la lasci la seconda, lasciamela. Va bene, signori, va bene, ci ha preso la vittoria per prima. Va bene, va bene, gran tumorata fatta. Prossimo game. Nel mentre ci apriamo anche due cosine dal pass, così intanto facciamo un po' anche di content. E ovviamente altre monete che ci servono. Arriviamo a 900k, ragazzi, già che siamo appunto tornati ai 900k, possiamo andare a spendere le monete. Diversamente, prima cassa di oggi, vediamo un attimellino che cosa ci porterà a casina. Abbiamo oro, gemmozze, vabbè, roba bella. Blade va benissimo, tanto comunque la dono, oppure la maxeremo poi in futuro, roba del genere. Abbiamo lo zio per chiudere tutto. Grande zio. Tra l'altro è una previsione del prossimo max, perché la prossima carta maxata avrà molto a che fare con lo zio. Ma molto, ragazzi. Robe veramente golosissime. Altri giullarazzi pazzurdi per noi. Abbiamo un'altra cassettina, che secondo me è leggendaria oggi, sinceramente. Fa un po' di content, ripeto. Barbascabbia, no, che non è content. Gli zingari. Gli zingari. Ecco la consegna. E ma cos'è, raga? Ma sincero, è come prende la peste bubbonica. Ma è la peste bubbonica, signori. È letteralmente la peste bubbonica. Facciamoci altri game e premoci questi ultimi due bauli. Speriamo vada tutto quanto benone. Prossimo game.
A few moments later. Allora facciamo una cosa, abbassiamo un attimino il livello delle carte, perché sto prendendo contro solo maxati. E sinceramente abbassiamo un attimino che magari funziona meglio. Modificatina tattica, perché altrimenti i livelli 14 con le carte maxate mi distruggono. Ed è impossibile appunto usare una carta livello 10 contro deck maxati. E avanti signori, dai, non maxato stavolta. E non fulmine, non maxato e non fulmine. Siamo contro Libova, va bene, signor Libova. Buona fortuna, adesso sicuramente c'è un cancherone di quelli che vomito. Mi viene già adesso il conato. Allora, Gargamel, guardate, livello 12, ma meno male, funziona mettere le carte a livello più basso, funziona al momento, io volevo averla fare, ma mi limiterò a mettere questo, che nel caso me la posso anche risparmiare, butta, madonna, Polente ha cominciato già ad attaccare con l'arco. Indovinate chi è che la madre che mugisce, indovinate chi è che la madre, no, ma guarda che fa, ma guarda Teo, ma si levi un attimellino, mamma mia, oh. Uno più schifoso dell'altro li trovo oggi. Vado a prendere due danni. Mamma mia, oh. Ma dicevo, almeno a livello 12 il Gargamella. Tutto il resto è al 14. Ma lei si faccia curare. C'ho le carte al 10. Sono al livello 10. Faccia il bravo. Orco Giuda, veramente, ragazzi. Sta ma la scintilla, facciamo volentieri meno. Volendo, ma sì, perché no? Sinceramente è molto, molto meno. Facciamo volentieri. Volentieri, fratello. Fratello, va bene che almeno mettiamo quello lì, va bene, però, però perdo, ragazzi. Ma come faccio contro la scintilla? Ma dai, mettiamo. Ma smettiamo di fargli Arlecchini, smettiamola, sincero. Piantiamola di fare le toppe della nutria, della fogna, delle robe, delle cose squinternate. Vediamo di essere un pochino seri. Adesso, razzisti a torre, via. Cattivi pazzurdi. Ecco, il mio danno è la mia win condition, sono i razzisti all'11. Devo dire che mi sento abbastanza solido in questo momento, veramente molto solido. Manderà scintilla di nuovo, sempre che non l'abbia già ciclata, ma non penso. Ed è veramente molto costoso, questo lo posso fottere. Lo fottiamo così questo, che me lo levo meglio, Donna Polenta, vada a torre e faccia dei danni. Ora, la cosa più sensata, e la smetta di pernacchiare che veramente la venga a prendere, è praticamente cercare di aspettare il suo utilizzo di mongolfiera e cercare di contrastarlo. Senza che, porco Giuda, mi tocca vedere sta roba. Che sicuramente c'ha pure il razzo, perché non vi nego che potevo adesso. Ma cosa l'è? Ma cosa l'è sta roba? Ma cosa l'è sta roba? Ma cosa l'è? Ma vada via. Ma sì, ma che cosa? Grazie, ma grazie. Mamma mia, che botte. Vai, 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 veloce, veloce, fratello, fratello. Fratello. Va bene. Ha usato un sacco di elisir, raga. Ne ha usato veramente tante. E però c'è una scintilla, porco diesel. Ok, indovinate cos'è che comincia con P e finisce con orco. Cane. Gran botte legna, via, via, muori, muori, muori. Non potevamo morire prima, no? No, che dobbiamo morire per forza. Ma ragazzi, questa muore. Questa. No, non è servito mettere le carte meno livellate. Aveva comunque la roba a livello. A livello massimo. C'era per forza. Però per un attimo ci ho creduto. Per un attimino ci ho creduto. Allora, torniamo a ritoccare. Così non funziona. Ci vuole qualcosa che sia meno livello 13. Deve essere più sottolivellato. Quindi mettiamo. Allora, leverei la fireball e metterei la terremoto. Mettiamo la terremoto al posto della fireball. Al posto della palla di neve, però ci metto le frecce. Perché deve avere qualcosa di efficace alla fine. Facciamo così, devo togliere la te... No, ragazzi, ho due cose al 13, non avrò mica contro tutti qua... Gli scheletrini, ragazzi. Gli metto i namecciani che sono al livello 11. Così dovrebbe andare bene, sono tutte sottolivellate, a parte due carte. Mi darà mica contro il livello 14 maxato. Andiamo, signori, proviamolo. Ci ha fatto 55 cambi, ve lo dico, impazzisco. Andiamo, si incontro Giancarlo. Giancarlo, faccia povero... Signor Giancarlo, io confido in lei. Se mi droppa ancora roba al 13. Oh, meno male. Ecco, vedi che devo cambiare altra roba. Vedi. Era quello il motivo. Ora ci avrà cimitero al 14 per il meme, sicuro. Ce l'ha per forza. Lasciamo andare, tanto ci prepariamo con la Tesla. Oh, ma sì. È fattibile. Ma questa roba devo prendere contro. Non porco giù dal demonio. Via, via. Buono così. Via, bravo, fratello. Fratello, ferma. Oh, e questa è fattibile. Questa si può fare alla fine, no? È già più, diciamo, mescolabile. Signor Giancarlo, mi dia una mano anche lei, veramente. Che ho preso roba al 14 oggi che è indicibile.
Nel caso, speriamo che si carichi. A sto punto l'arco sì, carichi, però vorrei mandarlo magari quando siamo in per 2 o abbiamo più Elisir disponibile. In questo caso, con i suoi attacchi veramente sgrevi, non c'è facile ripartire cattivi. Quindi, Namecciani, andate, fate il vostro dovere, via. Contro la torre ed oltre. Mi sa che non faranno assolutamente niente. Nel caso, va bene lo stesso. Difendiamo. Lo zio sarà un grave problema contro l'arco, perché può darmi seri fastidi. Ma nel caso, so che già mi difendo da questo, io sono contento. Partiamo di qua con l'arco, ragazzi. Lo mando prima, perché voglio che faccia prima, appunto, a... prima che lo zio vada, appunto, a... Orco d'inci, ragazzi. Orco d'inci, vai tardi. Ma che non guarda. Andiamo, signori. E si va a torre, che è lontano. Impazzisco. Impazzisco, ragazzi. Impazzisco malissimo. Finalmente, finalmente giustizia è fatta. Stunna, stunna, rallenta, rallenta, fratello, rallenta. Veloce. Fratello. Noitare, fratello, grandi debo. Fratello. Fratelli, così te mi piace, però, fai così. Torri quasi depresa. Io non credo, fratello, finalmente. Carte pari, se vuole, deve vincere. Ho preso tante di quelle botte che neanche ve le dico. Tanti botti, signori. È quasi un'ora che registro. Ho preso solo delle botte. Tutte carte al 14 ho preso contro. Poi mi ha dato il genio. Ma se cambia altre carte. Puff. E poi la magia. Facciamo così. Adesso terremoto per forza. Devo rallentare tutto quanto. Rallenta, rallenta, rallenta. Andiamo così. Donna polenta. Questa fa dei danni. Via. Rotea, signora. Rotea, rotea. Mamma mia che robina. Lei rotea, signorina. Vada. Mamma che spettacolo. Signore, meno male. Meno male. Giustizia è fatta. Finalmente. Finalmente giustizia è fatta. Un'altra bella terremoto a rallentare. Mettiamo questo così stanno lì in fondo. Che ti becchi tutto il dannetto. Non ci credo. Sì, ma vabbè, tu c'hai la Tesla a livello 13. Sì, ma capite un attimino la mia condizione. Non è veramente facile con l'archello, se l'hai mai usato. Gran terremoto bazzorda, signori. Il cambio è stato quello buono. Il cambio è stato quello buono. La portiamo a casa. Meno male. Forse così worka. Forse abbiamo trovato il modo di farlo funzionare. Sì! Altro game. Dai, signori, adesso vi fomento. Altro gameino. Altro gameino assurdo. E speriamo appunto che questo non abbia roba 14. Perché se anche solamente la wing tipo low grade al 14 o i barbari scelti, siamo nuovamente a 90. Se non livello 11. Oh, okay. Og Cycle forse. O anche lui archello. Anche lui archerello bello. No, mina... Perché? Un minazio fantasista talpoide incredibile. Nel caso, io riparto già con l'arco, ragazzi. Giù di arco. Oh, raga, è fattibile. È fattibile, signori, è fattibile così. È sinceramente fattibile, diciamocelo. Questi me li ammazzo. Grandi legne, grandi botte ancora. Vabbè, stunnamelo pure, non mi interessa. Va bene, va bene, raga, va bene, va bene. È giocabile. Namecciani a disperdere un po' il suo Elisir. Così deve difenderli per forza. Perché comunque se arrivano a torre. Levano come mezzo ronco. Nightina. Non la diamo. Va bene. Ha sprecato la Tesla. L'ha sprecata. I Namecciani per confondere e far perdere Elisir sono giù di razzi stazzi. Pazzi. Criminali. Criminosi. E con precedenti penali. Come appunto. Stupendo. Vediamo. Vediamo. Tanto siamo contro la, la buazza. Non so cosa voglio. Cioè insomma tipo il vomito. Siamo contro uno schifo. Signor Vomito, si comporti così che andiamo bene. Ironia della sorte, ha fatto più danno là in fondo, penso l'arcerazzo, che le mie. Vai, 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 vai. Beh, che... Ah, comunque c'è il barilazzo al 13. Andiamo, ragazzo, andiamo, 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 andiamo. Devo farlo per forza perché se difendeva. Raga, capitemi un attimino. Avesse difeso, avrei dovuto farlo per forza. Quindi ho dovuto sprecare sti Namecciani. Ma la torre l'abbiamo mittata. Volendo volando ce la facciamo. Allora, mo, se posso, sinceramente, appena si carica un altro archello, vorrei un attimino capire il deck che ha, perché non lo sto capendo. Miner Bait, vogliamo chiamarlo, avrà poi anche altra cosa, oltre il barile, perché non mi ha mandato nulla. È un Miner Control, signori, Miner Control un po' particoloso. Nel caso... no, Miner Control di sua madre, però. Gran sua madre, uomo, ragazzi. Sua madre, gran uomo. Gran uomo, sua madre, veramente, gran uomo. Fai fuori quella, perché... Fai fuori questa roba, falla fuori... Becio, legna, me la hitta. Me la hitta, prossimo arco, prossimo. Non è un problema. Prossimo archello, è fattibile. Ma manda il minatore per forza. Manda il minatore. Mandami nero. Non lo mandami nero, fratello. Niente minero. No, niente minero, signori. Niente minero. Facciamo esplodere quello, poi giù di. Vai, vai, vai. Vai così. E lì intanto lo facciamo il danetto. Intanto il danetto qua lo facciamo. Poi, raga, archello, pazzurro. Utilizziamo la Tesla per difenderci. Andiamo giù. Mamma che male gli facciamo, signori.
giù in trombone e chi se ne frega. E avanti, signore. Oh, ma i namecciani, ma tienili almeno quelli, dai, poverini. Ma poveri namecciani, ma facciamo gli onesti, bravi, gli acculturati. Non siamo stromboloni, vi prego. Giuspini del Lazio e attore, signore. Grandani, Carlia, lui non c'ha la Tesla perché non l'ha ancora ciclata. Avrà però sicuramente il... quello lì. E appunto il pallonazzo. Posso fare però volendo così, veloce fratello, veloce fratello, vai, vai, vai. Signori! Però penso che ci abbia la Fireball maxata a sto punto, perché fa troppo male la sua Fireball. Fa veramente troppo male. Fa veramente troppo troppo male, sincero. Veramente troppo male, ai 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 ai. Anche il pallonazzo fa troppo male, signori. Anche il pallone, sono veramente danni potenti, palesemente, veramente disgraziati. Nel caso siamo comunque in vantaggio, e lui non c'ha robe che ci può fare così tanto danno come Rocket, eccetera. Quindi vi ripeto, non è del tutto brutta come situazione. Così per forza, andiamo lì in fondo. Braverrimo, lasciamogli la Tesla, che almeno tanto farà fuori questi rovelli. Ripartiamo con lo spirito del Lazio, che può andare... Mamma... Cioè, non ci credo, signore, sta andando veramente come penso. Stando veramente come penso. Cioè questo adesso andrà per forza. Adesso raga, questo smat a parte cattivissimo. Va veramente come penso, signore. Solamente sì. Sì sì, parti cocco, parti parti parti. Cattivi, signori. Senza ritegno. Via. Senza ritegno, ragazzi. Così. Molesti a torre con i namecciani. Donna polenta. E lightiamo, signore. Ma però non si dice ma però. Facciamo che si dica ma e basta. Namecciani un po' caserecci, sono sincero. Vai a torre, signori belli. Scriviamo la storia del nostro pazzurdo Arco X che non va mancando. Ah no, ci vai, torre, diciamo, ma sta impazzendo. Via. Via coccone, via, via torre, via torre, via torre, via torre. Via torri, cocco, corri. Corri, cocco, corri, corri, fratello, corri, corri, fratello, fratello, fratello. Fratello! E l'abbiamo presa! Carta e stesso livello è un'altra cosa. Carta e stesso livello si può vincere. Prossimo game, raga. Ultimo game di oggi. Dopodiché apriamo le ultime due casse del pass, che arriveremo, penso, alla scelta numero 5. Speriamo che Nazi Army non sia solamente maxato. Lasciamo perdere, raga. Roba maxata di nuovo. Basta, mi sono staccato. È un'ora e mezza che è in questo video e ho trovato solo gente maxata. Apriamo due cose del... qua in fondo. Va benissimo. Adesso una leggendaria la voglio oggi perché ho tumore. O meglio, io il deck cancro ce l'avevo, ma erano più tossici quegli altri, vi posso garantire. Ma cassa inutile, praticamente veramente inutilissima. Ho ad aprire questi qua, che me ne prendo 10. Poi vediamo anche dove utilizzarli. Andiamo a farci anche quest'ultima cassa che mi darà Jolly Epico. Non fa schifo, però dammi la leggendaria per favore. Donna polenta! È una carta che voglio livellare, quindi questa veramente buona, buona, buona. In questo tipo di sfide si trova un po' di roba non proprio bilanciata e si finisce a prendere i togombi al cervello. Concia, spero comunque il video vi sia piaciuto. Penso sia una delle primissime volte in cui uso l'Arco X e penso si possa anche notare. Vi ricordo sempre di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Iscrizione e campanellina per essere aggiornati nei prossimi video. E se anche voi non avete capito niente, meglio così. Ci vediamo nel prossimo video, signori belli. Qui da Next è tutto. Bella raga!